fare. Lui mi dice: vai a fare il tuo laboratorio teatrale sul Pluto di Aristofane e io cerco di tirare fuori qualcosa da questo, da quest'idea. E fu così che ha iniziato a convincere e coinvolgere Piero e la Rosa, che con un'equipe, Lamberto e Paolo Muran, sono partiti con le macchine e sono venuti, hanno iniziato a sfogliare tutto il villaggio. Non c'erano più segreti, quindi io, un po' terrorizzato dagli abitanti che per la prima volta vedono due tecnici che girano con le telecamere, che alla ricerca soprattutto di immagini entravano nelle capanne, entravano anche... È qui presente, c'è il Muran che entravano nelle case, perché l'altro era più discreto, aveva tutto, proprio l'atteggiamento opposto, quello di prendere tutto da lontano, quindi bisogna distinguere. È stata una cosa meravigliosa, perché avevo proprio questo duetto di due operatori che lavoravano con sogni e tendenze completamente opposte. Uno che tiene la macchina ferma e lascia che le immagini entrino nella macchina, e l'altro che si muove continuamente con una precisione nel passaggio di qui, anche penetrando dentro case, cortili, feste di donne, dove le donne stanno assieme in maniera molto intima, e lui veramente non aveva un suo motto, diceva: come sarà aujourd'hui? No, ma come sarà bien? Paolo Muran, ci sei? Ti ricordi cosa dicevi? Andava a dire in giro tutte queste signore, sempre belle signore, che la bellezza era che dentro a questa situazione dove veramente non c'è miseria, c'è povertà, eppure anche mentre stanno facendo qualunque lavoro c'è sempre un fatto di un'eleganza straordinaria. Ebbene, il mio amico lì, adesso ha parlato, se non parlo Muro, andava proprio a perlustrare tutte queste cose. Basta, passo la parola. Ecco, così noi siamo riusciti dal nostro cortile, dove facevamo una prova con i giovani, a andare per le strade per poter filmare tutta questa storia, che in realtà mentre lavori, spesso capita, o mentre scrivi anche, ti viene da cioè qualsiasi spunto che viene dalla persona con quale lavori, spesso ti porta a allargare, perché eravamo partiti da Pluto di Aristofane, ma alla fine siamo cascati al Parlamento delle Donne di Aristofane, perché essendo un villaggio dove c'erano più donne e bambini, allora le donne tutte le sere durante le prove venivano fuori proprio che questo contesto dove era ambientato anche lo spettacolo era una festa, la cosiddetta festa di Sabar, che è il luogo di festa, di rito, dove la donna può dire quello che vuole. L'imam non può intervenire, nessun altro può interrompere mentre fanno quella festa proprio delle donne. Allora abbiamo detto che forse Aristofane di nuovo ci può aiutare anche a far parlare le donne di quello che secondo loro erano le esigenze del villaggio. Attraverso il teatro sono riusciti a parlare del problema dell'acqua, sono riusciti a parlare del problema dei propri vestiti, degli uomini che partono lasciandoli lì per un anno intero. Quindi alla fine era diventato una messa in vita, non una messa in scena, perché è proprio restituire quell'incontro dei due gruppi che alla fine nella costruzione dello spettacolo teatrale siamo riusciti a formare due cori, un coro femminile e un coro maschile, perché in realtà il Pluto di Aristofane, dove Aristofane ci parla di un contadino e un suo servitore, Cremilo e Carione, da noi
che leggendo anche i loro dialoghi sembra un discorso, un dialogo quotidiano tra due cugini in Senegal, perché i cugini in Senegal, quelli che sono della parte materna, sono i servi, essendo sempre la donna, la maternità che è sempre in basso e paternità in alto, il cugino da parte paterno è il padrone. Quindi questo è già un gioco con battute molto pesanti, con dialoghi anche a volte molto duri, ma lo si accetta perché sta nel gioco e nella regola del gioco tra due cugini. Allora subito, essendo un villaggio che, come diceva Gianni, 25 anni prima l'imam del villaggio aveva interdetto di non toccare più un tamburo, allora tornare con i tamburi per me era una sfida anche con la comunità intera che si era convertito o trasformato dall'animismo all'islamismo. Quindi l'imam, subito quando ha sentito i tamburi, ha iniziato a attaccarci, ma ogni volta che attaccava bisognava sempre trovare dei versetti dentro il libro di Corano per convincerlo. Dov'è che il Corano ha detto che non si può suonare un tamburo, o dov'è che ha detto che non dobbiamo ballare? Mi ricordo che ci fu una discussione con l'imam della moschea che mi diceva proprio che la lotta insieme alla danza e la musica non si poteva fare, e io gli ricordai che ricordo che Maometto, con la sua moglie più amata Aisha, una volta Aisha aveva il desiderio di andare ad assistere a un sabar in un matrimonio ai tempi della Mecca, e Maometto proprio che l'aveva messo sulle proprie spalle perché così riusciva a vedere questa festa. E lì non riusciva a trovare, perché bisogna combattere con i politici con linguaggio politico, combattere con i religiosi con un linguaggio religioso. E alla fine comunque oggi devo dire che è diventato, non dico amico, non dico simpatizzante del progetto, ma è proprio un partner del progetto, l'imam, che cura la sua parte dall'imam come religioso, ma sapendo che anche attraverso il teatro possiamo parlare dello sviluppo, perché nel Pluto di Aristofane è un testo che tutt'oggi io sono convinto che Aristofane non l'abbia scritto soltanto per Atene, ma l'ha scritta apposta per Giocanda.